volto nuovo proprio no, perché Andrea Salvadore, tornato sulla panchina della Deghi Calcio dopo l'esperienza al Gallipoli nell'ultimo campionato, ha già scritto in realtà un pezzo di storia del giovane sodalizio salentino. Ha vinto sia i playoff di promozione preludio a ripescaggio in eccellenza che la Coppa Italia dilettanti riservata proprio a compagini di promozione. È un ritorno importante perché, diciamo, ero rimasto un po' col conto sospeso, dovevo completare l'opera e questa chiamata del padron Badialunga per me è stata molto importante, e questo anche grazie, no, che nel calcio i rapporti comunque devi cercare sempre di mantenerli con tutti, al di là che l'anno prima abbiamo preso strade diverse, sicuramente è stata un'esperienza per entrambe le parti, sia per la Deghi sia per me sul fronte Gallipoli, dove ho vissuto un'annata importante in una squadra importante con blasone importante, quindi ringrazio il Gallipoli di avermi dato appunto l'opportunità di lavorare lì, perché è stata un'esperienza veramente unica. Quanto riguarda la Deghi, ovviamente si ripartirà e cerchiamo di fare del nostro meglio, e ovviamente sono molto contento di ritornare, diciamo, tra virgolette, a casa. Proclami non se ne fanno, preferisce evitarli anche Salvadore, ma di certo la Deghi punterà a migliorare l'11° posto dell'ultimo campionato di eccellenza vissuto con i gradi di matricola. Idee chiare, infine, anche sul fronte dell'allestimento dell'organico. I profili saranno di una squadra giovane, di una squadra soprattutto di gente che abbia voglia e soprattutto di ragazzi che, poi ora non voglio gente che vivacchi, ma bisogna pedalare. Il campionato d'eccellenza sappiamo è molto difficile, bisogna creare un buon mix.